Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi girerò il secondo video della mega collaborazione. Allora, se vi ricordate, il mese scorso abbiamo fatto noi, cioè io con tante altre ragazze, se non sbaglio siamo una ventina, questa mega collaborazione ideata da Chiara e Pamela. Vi lascio comunque il link sotto del primo video di questa collaborazione e i link, scusate, del canale di tutte le ragazze che partecipano. Allora, il video doveva essere pubblicato il 26 di febbraio, però fra impegni di una, di un'altra, di lavoro, di salute, abbiamo deciso di posticiparlo al 3 marzo, che sarebbe oggi. Allora, come avete già letto dal titolo, oggi faremo delle recensioni. Ognuna di noi recensirà il prodotto che più le ha rubato il cuore in questo periodo. Allora, io vi parlo di una cipria che è questa di Madina. Allora, io non conoscevo questa azienda, nel senso, la conoscevo per sentito dire, avevo visto dei video su YouTube, però di per sé non avevo mai avuto niente, neanche mai provato niente, perché qui da me in Sicilia non c'è neanche il negozio fisico. La mia amica che sta a Milano, Romina, ciao Romy, aveva preso questa cipria, me ne aveva parlato bene, quindi ho deciso di provarla. E me la sono fatta portare da lei, appunto da Milano, sia questa che un rossettino. Ma comunque a noi interessa la cipria per ora. Allora, intanto vi dico che quando me la sono fatta prendere c'era il 30% di sconto, quindi ho scontato del 30%, l'ho acquistata 16,50 euro. Sono 13 grammi di prodotto e la scadenza è di 18 mesi. Quindi, per quanto mi riguarda, finora, visto che la sto recensendo, vuol dire che mi piace, quindi è molto valida e col prezzo ce lo vale tutto. Allora, parliamo intanto del packaging. Il packaging di Madina è questo. Allora, è scatolata in bianco lucido e un nero opaco con una trama tipo rete, ecco, non ve lo so spiegare. E la scritta è argentata. All'interno si presenta con un packaging molto semplice, ma a parer mio anche molto elegante. Perché è questo? Cioè, è un trasparente classico con questa scritta argento metallizzato, quindi secondo me fa la sua figura. Anche il retro è sempre argentato, però è tipo satinato. Comunque mi piace, è scritta abbastanza grande, è cipria trasparente, tutto la Madina, la M di Madina, i grammi, la scadenza e tutto. Allora, questa cipria trasparente. Allora, io la utilizzo solo come cipria, però si può anche utilizzare come primer. La consistenza di questo cipria. La consistenza di questa cipria è molto particolare perché si presenta con una texture cremosa. Quando si va a stendere col dito, praticamente non resta assolutissimamente nulla sul dito, però dà quella sensazione di avere un finish proprio vellutato. Neanche di polvere, perché diventa polvere poi a contatto col pennello, ve lo farò vedere dopo. Però col dito dà proprio questa sensazione di una cosa molto morbida, molto, molto sedosa. Io non l'ho utilizzato veramente come primer, sia perché non utilizzo i primer, come sapete, sia perché non ho avuto la possibilità, ecco, nel senso non ha senso che mi vado a mettere questa e poi di sopra mi ci vado a mettere un'altra cosa. Io invece, siccome come sapete utilizzo pochissimo fondotinta, quindi io utilizzo questa anche come tutto, nel senso metto solo questa e non utilizzo nient'altro, né BB cream, fondotinta, cipria colorata, proprio niente. Quindi mi accontento di questa. È una cipria opacizzante. Anche se io non ho tantissimo bisogno di opacizzare perché comunque sia ho la pelle secca. Però c'è da dire un'altra cosa. Allora, io ho la pelle secca soprattutto qui sul naso. Con le cipre normali capita che vado a evidenziare tutte le pellicine che ho presenti qui. Questa invece non me lo fa. Non me lo fa perché per il suo tipo di texture cioè è come se non ce l'avessi nel viso. Nel senso ce l'ho perché ho la sensazione della cipria, però è come se non l'avessi. Allora, io lo utilizzo col pennello, questo qui di Pupa, il Professional Brush Face. Comunque, come vedete, praticamente non c'è nulla sul pennello. Andandola a prelevare, eccola qui.
vedete, bianco, diventa polvere, quindi poi la stesura è quella comunque di una cipria classica e mi piace tantissimo. Allora, intanto perché è trasparente, quindi non mi altera il mio colorito, quindi la posso utilizzare d'estate, la posso utilizzare d'inverno, la posso utilizzare sul fondotinta, sulla BB cream o senza niente, quindi già è un punto a suo favore. Seconda cosa, questa texture la rende come posso dire, cioè riesce a minimizzare sia i pori, dei piccoli pori che comunque io mi trovo qui, sia il fatto di mimetizzare, comunque di non farlo vedere, di non far risaltare sia le pellicine sul naso che le piccole rughette che ho sempre qui nel contorno occhi, perché l'età c'è e si fa sentire. E la durata di questa cipria varia dalle 6 alle 8 ore, poi veramente di più mi sa che non l'ho tenuta, però per il tipo di prodotto che è, secondo me dura anche di più. E cos'altro dirvi? Io la amo, praticamente la amo, cioè nel senso da quando l'ho utilizzata la prima volta non ne ho potuto più fare a meno. Infatti all'inizio quando lei me l'ha portato ho detto vabbè, non la utilizzo, termino le altre che ho, così non la inizio completamente, vado a smaltire prima le altre e poi apro questa. Invece un giorno mi sono detta ma sì, ma proviamola questa cipria di Madina, e da allora io non l'ho abbandonata più perché è proprio bellissima, è setosissima, io mi sento il viso come se non avessi nulla. Invece tante altre cipre restano scusate, tante altre cipre sul viso mi restano più polverose, ripeto, soprattutto per questo fatto del naso che mi dà abbastanza fastidio, con tutto che io cerco di tenerlo sempre idratato, quindi metto sempre la crema, anzi sul naso metto anche cose molto più nutrienti, però intanto con alcune cipre si vede e fa questo difetto, che questa fortunatamente non fa. E niente ragazze, questa è la recensione della cipria di Madina, di quello che penso io. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per qualche futuro acquisto. Io corro subito a vedere i video di tutte le altre ragazze perché sono curiosissima di sapere loro cosa hanno recensito. E niente, io vi mando un bacio grande e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!